Il concerto per batteria e l'ensemble di percussioni di John Beck è una pietra miliare del repertorio per strumenti a percussioni. John Beck nasce come percussionista classico, ma ha sempre affrontato anche il rapporto con la batteria. Questa rilettura, che sarà diretta dal maestro Luigi Morleo, che avrà come principale solista il maestro Giuseppe Berlen, avremo l'interazione tra lo stesso solista e l'ensemble di percussioni con un gruppo jazz. Una ulteriore variante rispetto alla stesura originale, grazie al talento percussivo solista del maestro Giuseppe Berlen. Fa in questo progetto è duplice, sia a livello diciamo percussivo come colore in dialogo con la batteria e con l'ensemble delle percussioni, sia proprio a livello melodico, perché ho dei piccoli spazi in cui invece la voce lavora più a livello melodico, a livello espressivo. Quindi questo lavoro l'ho accettato davvero con entusiasmo, perché è atipico per la voce esprimersi con tanti percussionisti. È un progetto assolutamente creativo che dà possibilità anche di sperimentare nelle sonorità. Bello è che noi improvvisatori possiamo suonare con gente che legge e viceversa, e creare delle cose decisamente inaspettate. Bella questa esperienza, devo dire per me nuova, di incontrare questo ensemble di percussionisti, compagnia di musicisti straordinari con cui ho avuto già l'occasione in passato di suonare, che conosco molto bene. Ancora una volta di provare il mio suono, il mio strumento in questa nuova esperienza. Studiare il testo di strumenti a percussioni classiche, ho avuto modo di
conoscere, di suonare un repertorio che non è quotidiano per noi percussionisti, quindi è stato veramente importante per me far parte di questo ensemble e avvicinarmi al jazz. Batterista, essere inserito in un ensemble di percussionisti classici è stata un'esperienza nuova, soprattutto a livello formativo, perché non è molto comune sentir suonare un ensemble così grande, comprendente soprattutto 8 batterie. Il concerto per batteria e percussioni di John Beck è stato considerato da me sempre come uno spazio aperto. Uno spazio aperto perché mi ha consentito negli anni, durante le varie esecuzioni, di rapportarmi al mio strumento in maniera molto particolare. Batteria nelle sue interpretazioni si trasforma in un, possiamo dire, un caleidoscopio in grado di rapportarsi, di comunicare, di creare un interplay totale, ecco, con strumenti a percussione classiche, con momenti improvvisativi e perché no, in questo caso anche con un trio jazz. Il dialogo che è venuto fuori tra il batterista solista e il trio jazz, il gruppo dei percussionisti classici e dei 7 batteristi, è stato molto molto interessante. This is a memorable occasion for me and an honor for me to be part of such a great experience. The way you took my concerto and then improvised on it is memorable, and I appreciate it and enjoy it, and I want to thank you all very much.